Sinistra della sedia, Gabriel Agamemnon. Alla destra della sedia, Herman Casanova. Casanova ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Nuovamente in collegamento con i campi del New Circolo Tennis Salvemini di Manfredonia, l'atto conclusivo di questo torneo, iniziato il 24 settembre scorso, che si conclude oggi domenica 4 ottobre 2020. Questo, quello al quale assisteremo tra poco, è l'ultimo atto di questa manifestazione. Sta per iniziare la finale della sezione Open maschile, che vedrà protagonisti. Vediamo se le immagini della nostra regia ci aiutano ad andare a identificare i due protagonisti. Dunque, intanto Herman Casanova ha vinto il sorteggio, ha scelto di servire. ...15-0... il punteggio nelle immagini sulla parte alta con la maglia rosa. Vediamo proprio Herman Casanova, testa di serie numero 1. Dall'altra parte Franco Gabriel Agamenone, che è un italo argentino, e argentino invece il primo. Buona la risposta con il rovescio da parte di Agamenone, che pareggia immediatamente i conti, 15 pari. Questo rovescio di Agamenone. Herman Casanova, l'argentino del circolo tennis Battisti, mentre Agamenone in forza al circolo tennis Stasi di Lecce. Termina out il diritto di Casanova, quindi 30 pari il punteggio. Il pallonetto tentato da Casanova, 30-40 il punteggio. È
attualmente in classifica ATP numero 372 Herman Casanova e numero 655 Franco Gadrillaga. Bene, non è, ma in carriera sono stati molto più in su entrambi. Altro come non è l'inizio del mese scorso di settembre. Adesso chiude con questo smash da metà campo Casanova e si porta in vantaggio in questo primo game. Parità. Questo errore di Casanova, si è ristabilita la parità netta sul primo servizio dell'argentino. Dello scambio Agamemnon con questo diritto. Parità. L'errore questa volta è stato di Agamemnon. Di Agamemnon è preciso, molto preciso, bel punto, applausi del pubblico, vantaggio di Casanova è terminato fuori, tentativo di Twinner da parte di Agamemnon, comunque applausi per entrambi, anche questo scambio molto interessante. Adesso ancora parità perché c'è stato l'errore di Casanova. Lungo il primo servizio di Herman Casanova. Vantaggio Agamemnon, che dicevamo è stato impegnato a inizio del mese di settembre, campionati italiani assoluti di seconda categoria, e si è comportato ottimamente in quella circostanza, addirittura partendo dal torneo di qualificazione. Casanova al servizio. Palla corta di Casanova che chiama in rete l'avversario, non è riuscito ad arrivare in tempo su questa palla Agamemnon, che però si è fatto scavalcare dal pallonetto dell'avversario. Situazione di parità. Adesso Agamemnon, che però finisce fuori.
bella la volée, alta di incrociare. Di Agamennon che si riporta in vantaggio. La risposta di Agamennon nel suo servizio avversario, tripiedi di Casanova che non riesce a ribattere dall'altra parte, il primo gioco dunque è in favore di Agamennon che stappa subito il servizio all'avversario, break proprio in apertura. Anche per l'arbitro di questa gara che Iovino Filippo, vi ricordo che il giudice arbitro del torneo è Michele Marmorino, che se ne intende un po' tutte le operazioni di questo torneo. Adesso gioca nella metà campo più vicina alla nostra postazione Herman Casanova, mentre inquadrato Franco Gabriel Agamennon che è al servizio e che ha vinto il primo gioco della partita. Ace di Agamennon che si presenta immediatamente al servizio con questo punto vincente. È lunga invece questa prima palla di servizio. In corridoio il colpo di Casanova. 30-0. Schizza via il pallone dove l'ho colpito proprio con la stecca della racchetta. 30-15. Passa la palla corta di Casanova, mentre Agamennon ha giocato prima un colpo molto lungo, quasi a sfiorare la riga, e poi ha immediatamente chiamato in rete l'avversario, che era arrivato, ha cercato a sua volta il colpo corto, preciso, palla ha toccato il nastro, è rimasta da questa parte dal campo di Casanova. 40-15. Gioco Agamennon e andiamo sul 2-0 in apertura con il break ottenuto da Agamennon proprio sul servizio in apertura di Casanova, che adesso andrà al servizio ed iniziare questo terzo gioco della prima partita. Risposta out da parte di Agamennon, 15-0 per Herman Casanova. In realtà si tratta praticamente quasi di un derby argentino, argentino Casanova, argentino Agamennon, che però è trapiantato qui dalle nostre parti. Out la risposta al servizio da parte di Agamennon, quindi 30-0 Casanova. Netta sulla prima palla di servizio Casanova.
Timi Volè di Casanova. 40-0. Infatti era sembrata in corridoio la palla, quindi siamo 30-15. Fuori anche questo diritto di Casanova, 30 pari. Ricuce immediatamente il tentativo di allungo da parte di Casanova, Gabellone si riporta in parità. In rete il primo servizio. Cortissima via Gameno, ha lanciato la racchetta, Casanova quasi a volerla idealmente comunque prendere, ma non ci è riuscito. 30-40, palla praticamente che si è spenta appena oltre la rete. Stolta lungo il rovescio di Agamemnon, ne siamo sul 40 pari. Casanova va in vantaggio a Gandenone. Parità. In questo caso schizza la palla dopo il colpo di Agamemnon, e il colpo è venuto proprio con il bordo della racchetta, quindi 40, vantaggio Casanova. Non chiude con lo smash Casanova, ma riesce ugualmente ad aggiudicarsi il punto per l'errore dell'avversario, quindi siamo 2-1 nel primo set di questa gara. Vi ricordo, è la finale dell'Open maschile, questa prima edizione dell'Open Città di Manfredonia Orsini Carta, che vi stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook del Circolo. Finale questa che chiude il programma di quest'oggi, domenica 4 ottobre, che è anche la giornata proprio di chiusura di questa manifestazione, iniziata lo scorso 24 settembre, che ha visto la disputa del torneo di quarta categoria maschile e femminile, di terza categoria maschile e femminile, e anche della Open maschile e femminile. Abbiamo visto in precedenza, nel pomeriggio di oggi, sempre la finale femminile, è stata vinta in maniera netta dalla Lisa Raso sulla Duca. Servizio adesso è Gamenone.
Bello scambio, sottolineato dagli applausi del pubblico. Alla meglio Casanova. Ovviamente questo è l'atto conclusivo, tecnicamente il momento più importante di tutta questa manifestazione, ma nel corso del torneo ci sono state ovviamente partite di un certo livello. Questa ovviamente è una delle partite più attese in assoluto, con il pubblico che vi dicevo all'ora di transo un po' abbandonato, come era anche normale, le gradinate qui del circolo tennis Salvemini di Manfredonia, ma che poi è tornato sempre il numero più numeroso. Adesso con questo rovescio chiude il punto in proprio favore Agamenone, che riporta in parità le sorti di questo gioco, quarto gioco della prima partita. Siamo sul 15 pari. Out la risposta di Casanova, 30-15. In rete la prima palla di servizio di Franco Gabriele Agamenone. Agamenone gioca per il circolo tennis Mario Stasi di Lecce, mentre Herman Casanova è tesserato per il circolo tennis Battisti. Ancora un altro bello scambio, però qui Casanova apre troppo con il diritto, poi termina fuori 40-15. Ancora rete anche in questo caso, il primo servizio di Agamenone. Out. La risposta di Casanova, si va sul 3-1 in favore di Agamenone in questo primo set. Sarà adesso Herman Casanova ad andare al servizio. Errore in risposta di Agamenone. Errore adesso sul diritto da parte di Casanova, diventa 15 pari la situazione. Ci sono anche i ragazzi del circolo impegnati come raccattapalle sia nella finale dell'Open femminile sia in questa finale. È lungo il primo servizio di Casanova. Siamo sul 15-30. Fuori il recupero di Agamenone, noi siamo 30 pari. Out. Primo servizio di Casanova. Ottimo
tenuto il pallaggio per qualche scambio in maniera incrociata. Casanova poi invece ha fatto partire questo rovescio lungolinea molto preciso. Si è portato sul 40-30. Palla molto corta, ci arriva, si è allungato addirittura per arrivarci. Agamennone, credo che forse anche un leggero problema fisico per Franco Gabriel. Agamennone che si è allungato nel tentativo di arrivare su questa palla corta. Intanto il gioco se l'è aggiudicato Casanova che si è portato sul 3-2, ma ci sono problemi per Agamennone. In allungo su questa palla molto corta, molto precisa di Casanova che ha appena superato la rete, si è allungato proprio e ha sentito problema. Vediamo se viene richiesto intervento forse. Problema alla gamba destra per Franco Gabriel Agamenone che si tocca parte che si è infortunata. Insomma, un'espressione che non è proprio piacevolissima. Puntualmente la nostra regia prova a stringere un po' l'inquadratura su Agamennone che sembra sofferente. Non sappiamo se potrà essere in grado di riprendere il match, ma sembra che il problema c'è. Altrimenti avrebbe già ripreso, è andato vicino a lui Herman Casanova a rendersi conto subito delle condizioni dell'avversario di quest'oggi. Zoppica un po' Agamennone, però va al cambio di campo. Ripeto, siamo nel primo set, il punteggio è 3-2 in favore di Agamennone perché questo gioco se l'è aggiudicato Casanova. Vedremo se sarà in grado di riprendere con una certa efficienza o meno il match Franco Gabriel Agamennone che intanto va al servizio. Secondo me non ce la fa, non è in grado di muoversi naturalmente come faceva prima, sta provando probabilmente a riprendere il match con la speranza di riuscire a recuperare in fretta. Però giudicare da queste primissime battute mi sembra in difficoltà. Zero trenta.
net sulla prima palla di servizio di Agamenone. Continua a scuotere la testa Agamenone. No, non ce la fa. Non ce la fa Agamenone, è costretto al ritiro sul punteggio di 0-40, 2-3, il punteggio costretto a ritirarsi. Agamenone finisce in anticipo questo match, che era uno ovviamente dei momenti più attesi di tutto l'intero torneo. Purtroppo di fronte a questo infortunio si è capito subito dalla espressione di Agamenone che non era una cosa positiva la sua, purtroppo. È stato su un recupero, tentativo di andare a recuperare una palla molto corta, precisa dell'avversario. È subito toccato la gamba destra e sì, ci ha provato. In questo gioco ha attuato altri tre scandi, ma ha dovuto arrendersi ovviamente suo malgrado. Purtroppo le condizioni fisiche gli hanno impedito di continuare questo match. È stato interessante nella prima parte, forse un po' più Agamenone rispetto a Casanova, che però era comunque in scia all'avversario. 3-2 era il punteggio nel momento in cui si è infortunato Agamenone, e poi il gioco successivo è iniziato, sì, ma in realtà con Agamenone in quelle condizioni il tennista italo-argentino ci ha provato per non deludere il pubblico qui del New Circolo Tennis Salvemini di Manfredonia, ma ovviamente la situazione è questa, quindi ha dovuto arrendersi. Allora, credo che secondo il programma stabilito al termine delle gare ci sarebbe stata la premiazione, quindi credo che a breve ci sarà comunque la premiazione di tutti i tornei che si sono svolti in questi giorni.
Buonasera a tutti e grazie a tutti di essere presenti, prima di tutto. Questo oggi è la giornata conclusiva di questo primo torneo Open Città di Manfredonia, Orsini Carta. Sono stati 10 giorni intensi dove abbiamo visto giocare giocatori di livello molto alto ed è stato per noi un piacere ospitarli ed averli con noi nella nostra città, perché abbiamo trovato tantissimi bravi ragazzi e anche nel femminile abbiamo avuto il piacere di conoscere delle ragazze davvero, davvero splendide. Questo è il primo pensiero che mi viene da dire. Ringrazio in primis il direttivo e tutti i soci fondatori del nostro circolo tennis che hanno voluto insieme a me fortemente questo torneo, e ringrazio in particolar modo gli sponsor che ci hanno consentito di poter fare questo torneo, in primis ovviamente Orsini Carta, che è il main sponsor del torneo. Adesso ci terrei a invitare qui insieme a me il consigliere della Federtennis, Marco Delisanti. È il presidente della Federtennis Puglia, il presidente Mantegazza. Grazie di essere qua. Vi ringrazio di essere presenti nella nostra città e per aver presenziato oggi al torneo. Torneo che ha avuto purtroppo questa appendice della finale negativa per un evento che non potevamo prevedere, di Franco Agamennone, che è davvero dispiaciuto moltissimo perché insieme ad Hernan ci avrebbero fatto divertire. Vorrei un forte applauso per Franco e per me. Adesso vorrei qui insieme a noi la persona, diciamo, che ha diretto il torneo insieme a me in questi giorni. Ti invito a venire qui con noi, Michele Marmorino, il giudice arbitro. Questo è un pensiero da parte del nostro club per Michele, che si è dimostrato davvero un eccellente giudice arbitro, ma non sono io a dirlo, ma è la sua esperienza e il suo valore che lo dice. Ora magari lascio un attimo la parola prima delle premiazioni a Marco e poi al presidente, perché magari dicono anche loro qualcosa. Buonasera a tutti, dirò solo due parole, perché da consigliere regionale del territorio di Foggia è veramente un orgoglio poter dire di aver vissuto, anche se da lontano, tutta la settimana. È stato un torneo bellissimo del quale si è parlato in tutta la regione, per cui adesso anche la presenza del presidente sta a significare, diciamo, e a decretare il successo che questa manifestazione ha avuto. Ci dispiace tantissimo per l'infortunio nella giornata conclusiva, che è sempre quella più interessante, dove il pubblico si diverte di più perché c'è sempre la vittoria in palio. Io, Domenico, ti faccio ancora i miei più sinceri complimenti, perché avete organizzato, ovviamente a te e a tutto il tuo direttivo, quello che ti fa, diciamo, da contorno. Per cui lascerei la parola al presidente, che è venuto appositamente per voi. Buonasera a tutti. Bisognava prima o poi colmare questa lacuna, e diciamo, quale migliore occasione per
la fase finale di questo torneo così ben organizzato. Io però quello che volevo rimarcare a maggior avallo dell'operato di Domenico e di tutto il Consiglio è l'attività generale che negli ultimi 2 anni questo circolo è riuscito a fare sul territorio. Oltre ai tornei Open, tornei TPRA, che sono quelli che sui quali bene o male la federazione sta spingendo molto perché coinvolgono la massa dei giocatori a livello amatoriale e quindi si dà la possibilità a tutti quanti di poter cimentarsi in questi incontri, in questi tornei. Poi vediamo che hanno un successo incredibile sia in Puglia che in tutto il territorio nazionale. Per cui ecco, grazie al New Tennis Club Salvemini per tutta l'attività che fate. Noi vi seguiamo ovviamente perché con i numeri che fate siamo i primi a mettere di questo grosso successo. L'invito è che tutto il bagaglio che state accumulando in queste esperienze magari vi apriate, lo possate dare anche a quei circoli di questo territorio che hanno un po' più difficoltà nel farlo. Grazie ancora e buona serata a tutti. A questo punto passerei alle premiazioni. Iniziamo dalla premiazione del torneo di terza categoria femminile. Seconda classificata, vorrei qui Greta Tedeschi. La vincitrice del torneo di terza categoria femminile, la conosce a malapena Greta, Blanca Tedeschi. Presidente. Blanca, Greta, lo fa fare una foto in giro. Blanca, Greta, fate una foto in giro. Sì, vai, tranquillo. Coppa sbagliata, ma nella stessa casa. Adesso credo di non poter sbagliare. Allora, il secondo classificato del torneo di terza categoria maschile, Francesco Taccone. È il vincitore del torneo di terza categoria maschile, Simone Vidulano. Presidente, posso premiarlo io?
Adesso passiamo al torneo Open. Partiamo con la premiazione del torneo femminile. Seconda classificata del torneo femminile Open, Gabriela Duca. Premia Marco De Lisanti. Buonasera, grazie a tutti per venire e vedere tutte queste belle partite qua. Io sono contenta per questo torneo e voglio ringraziare a tutti che sono, diciamo, parte di questo torneo che ho fatto. Che ho fatto organizzare questo torneo. Sponsor, loro e tutti che sono implicati. E, bravi a tutti che ho vinto. Italiano? Non bene, però. Bene, ok, però stesso, grazie, bravo. Grazie mille per tutto. Facciamo una foto insieme? Sì, dai. La vincitrice del torneo Open femminile, Giuliana Lizzarazzo. Presidente. Ciao. Ciao a tutti, grazie per essere qui per guardare le nostre partite e sono molto contenta per questo torneo, mi sono trovata molto bene, grazie Domenico e grazie a voi e niente, ci vediamo l'anno prossimo, grazie. E passiamo alla premiazione del torneo Open maschile. Secondo classificato, Franco Agamennone. Niente, voglio chiedere scusa a tutti. Scusa perché si sperava una bella finale, una bella partita. Penso che stavamo giocando bene con mio amico Hernan. Però niente, non volevo questo. Mi è successo e niente, voglio ringraziare a tutti, soprattutto a Domenico per questo torneo, bellissimo torneo, mi sono trovato bene e niente, forse magari ci vediamo il prossimo anno. Ci vediamo, sì, per forza. Mi fa perdonare l'anno prossimo. Grazie.
il vincitore del torneo Open maschile, Hernán Casanova. Buonasera a tutti, grazie per venire a vedere la partita e bueno, mala suerte per Franco, spero che te recuperes pronto e bueno, grazie al sponsor, a Domenico, per prendermi all'aeroporto, chiamarmi all'albergo, per tutto e bueno, grazie a nuova marca, ora Decima e niente, aspetto a ritornare il prossimo anno. Grazie. Devo fare un ultimo doveroso ringraziamento, è che purtroppo mi è sfuggito perché nelle ultime due ore sono stato un po' sballottato per colpa sua. Devo ringraziare Paolo e Michael, che invito a venire qui. Oltre che ad aver trattato i campi in maniera spettacolare, e questo lo dicono loro, non lo dico io, sono due ragazzi eccezionali e quindi davvero grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Tu hai bisogno di aiuto.
Allora, dopo la cerimonia di premiazione siamo in compagnia di Hernán, che ha vinto il torneo, dello sfortunato Franco Gabriel. Prima di tutto vogliamo sapere come stai, questa è la cosa più importante. Ci sto, non bene, però vabbè, devo fare un'ecografia, forse domani e vediamo lì. Intanto in bocca al lupo per l'ecografia, speriamo di avere buone notizie. Facciamogli un applauso di incoraggiamento a Franco Gabriel e speriamo che ci porti belle notizie. Stavamo vedendo una gran bella partita, peccato che sia conclusa in precedenza, però era iniziata bene, forse un tantino in più lui che aveva ottenuto il primo break, però la partita poteva essere ancora molto lunga. Sì, sì, lui che aveva la ventaja in un break, però iba a essere una partita larga e lunga e bueno, peccato, veloce, però bueno, aspetto che lui si ponga bene. Tra l'altro hai avuto questo infortunio perché sei andato a recuperare una palla corta, non volevate mollare nemmeno una palla, né tu né lui, quindi sarebbe stata sicuramente una battaglia sportiva nel senso buono. Oltre al torneo di Manfredonia hai avuto comunque una buona stagione, soprattutto ai nazionali di seconda categoria, stai avendo un buon periodo, adesso speriamo che questo infortunio non ti blocchi più di tanto. Sì, sì, sono contento per questo anno e niente, sono venuto qua, ho giocato tanti tornei, ho giocato Open Future, ho giocato bene e niente, felice per questo momento. Sì, mi dispiace per questo che mi è successo, però niente, un bel anno, un buon anno. Per te i programmi d'ora in poi, che cosa c'è nel tuo futuro immediato? 3-4 tornei open e credo che dopo finisce il mese e ritorno a casa. E dopo non lo so. Una cosa però per chiudere, dovete garantirla a me e a tutti loro qua, l'anno prossimo si ritorna, Manfredonia. Sì, sì, ci siamo per forza, sì, sì. Vero? Sicuro, sì. Appuntamento all'anno prossimo a tutti allora, buona serata.